cosa ne pensi della partita appena affrontata? Appena affrontata è stata una partita che mi è piaciuta tantissimo. I ragazzi hanno dato il massimo e sono contento. Abbiamo perso, però sono soddisfatto perché c'è stato molto competitività e molto agonismo e mi è piaciuto tantissimo. Il gol alla fine, purtroppo, pazienza, però nella prossima ce la facciamo perché sono molto fiducioso. La prossima partita mettiamo 3 punti in mansarda. I ragazzi li vedo molto applicati, ordinati, fanno il suo allenamento con volontà, con tempismo. E sono molto obbedienti al mister. Signori, ci siamo, nuova domenica, nuova giornata di campionato. Siamo reduci da una brutta e amara sconfitta fuori casa, perché oltre ad aver subito gol negli ultimi minuti finali, soprattutto non abbiamo espresso un buon calcio e quindi è venuto fuori una brutta e amara domenica, che dovremo subito cancellare, perché oggi abbiamo l'opportunità e la possibilità di ristabilire le cose e di portare a casa i 3 punti. Giochiamo contro il Fontanelice, una squadra che non conosciamo, non abbiamo mai affrontato in campionato, che è sotto di noi in classifica, ma questo, come ben sapete, ha un peso relativo, perché siamo comunque sia sempre agli inizi di questo campionato. Quindi non vuol dire assolutamente niente, ma soprattutto non deve essere preso sotto gamba questa partita. Signori, io oggi non so se partirò titolare, perché diciamo che nell'ultimo periodo non ho avuto continuità di rendimento e non sono partito titolare, proprio perché io lo sapevo anche all'inizio della stagione, purtroppo i miei impegni lavorativi sono fatti sempre più frequenti e quindi molto spesso magari non riuscivo ad essere presente all'allenamento. Spero di dare una mano alla squadra. Se non deve essere così, ti farò lo stesso, perché l'importante, ragazzi, è portarsi a casa la vittoria, ma soprattutto riuscire ad arrivare al nostro obiettivo. Siamo reduci da 2 infortuni abbastanza importanti. Uno è dal Monte, come avevate potuto vedere, da Fossolo, che si è fatto male, e l'altro è Traina, che si è rotto 2 partite fa, purtroppo, il crociato. Quindi un grandissimo bocca al lupo a Filippo Traina, che dovrà recuperare da un brutto infortunio. Signori, detto questo, ci vediamo direttamente alla partita per il discorso del mister. Speriamo bene per noi, forse sempre MSP. Go, dai! Quando le partite non si incanalano, non vengono lette in quella maniera lì, noi andiamo in difficoltà. Ed è la risposta che oggi voglio avere. Vi ho provocato, ma non così, perché lo penso. Quando io parlo al mio spogliatoio, perché penso sempre, non faccio mai il doppio gioco. Noi difettiamo parecchio di questa roba. Oggi stiamo facendo quello che c'è da fare, ovviamente con la prospettiva di migliorarle, ma non stiamo né facendo male né strabene. Bisogna alzarsi l'asticella. Secondo me passa, e così concludo come iniziate, dalla testa e dalla mentalità. Dai, forza!
Importantissima sfida tra MSP Calcio e Fontanelice per la nona giornata di campionato, valevole appunto per il campionato di promozione. Un saluto dal Pipega e anche quest'oggi vi accompagnerò in questa sfida entusiasmante dell'MSP di Off Samuel. Partiamo subito al secondo minuto con il giro palla da parte della formazione dell'MSP, che però perde il pallone Inek, il numero 11, parte il tiro! Ed è subito in vantaggio, errore clamoroso da parte di Inek, che davanti alla difesa ha provato un dribbling, il numero 11 è stato lesto a rubargli il pallone e infilare Simone Pechini per l'1-0 del Fontanelice. Una partenza abbastanza shock. Una partenza abbastanza scioccante per l'MSP, che adesso dovrà rincorrere per l'intero match. Calcio di punizione per l'MSP, parte il cross in mezzo, tentato il colpo. Bartolini che però non ha la lucidità di stoppare, calciare il pallone che gli finisce sullo stinco. Para comodamente il portiere, poi recupera un ottimo pallone l'MSP sulla tre quarti. Il pallone dentro per Moto Perpetuo, Zannoni il tiro! Il pallone sull'esterno della rete, occasione colossale, rimessa laterale per l'MSP, il pallone verso Inek, l'appoggio ancora per Comastri, parte il cross, il portiere non la tiene, Zannoni il tocco, Bartolini, ma attenzione, attenzione, fuori gioco, rivediamo il replay, dopo il tocco di Zannoni effettivamente Bartolini è in fuori gioco, quindi nulla di fatto, riparte il Fontanelice, parte il tiro bellissimo da parte del numero 8 che si perde sul fondo, ma il pallone che veramente sibila l'incrocio dei pali. Calcio di punizione per Inek, parte il tiro, la palla che gira ma non troppo, finisce sul fondo. Riparte nuovamente il Fontanelice ma recupera palla ancora una volta l'MSP, attenzione il pallone per Scarpati! Il tiro di Scarpati, la parata di piede da parte del portiere, poteva fare molto meglio Scarpati in questa occasione. Ancora l'MSP, parte il cross in mezzo, la chiusura della retroguardia del Fontanelice, ma continua la pressione da parte dell'MSP che sta cercando a tutti i costi il pareggio. Ora il colpo di testa, Bartolini sponda, bravissimo a tenere palla dentro per Moto Perpetuo, Zannoni. Zannoni non trova il cross. Calcio di punizione per il Fontanelice, parte il cross in mezzo, ribatte Bartolini. Poi la conclusione da parte del numero 7 che finisce sul fondo. Ancora il Fontanelice, parte il cross, la chiusura da parte di Comastri. Simone Pechini recupera il pallone. 40° minuto, prova il tiro il numero 9, la parata di Simone Pechini. Calcio d'angolo, ultima occasione del primo tempo per il Fontanelice, parte il cross, il colpo di testa da parte del numero 10, il salvataggio sulla linea di Rotatori, ma l'arbitro fischia un fallo. Abbiamo un'altra occasione per l'MSP, 47° parte il cross, Bartolini di testa, il palo di Bartolini, palo che dice di no all'attaccante alla ricerca del sesto gol in campionato. Veramente sfortunato qui l'MSP. Finisce il primo tempo tra MSP Calcio e Fontanelice, 1-0 per il Fontanelice. Qua vediamo Off Samuel in panchina con tutta la panchina appunto dell'MSP. Ricomincia il secondo tempo, il pallone per Bartolini, subito il tiro, ciccato. Qua un'occasione veramente importante per Bartolini che non riesce a trovare lo specchio della porta, 47°. Il pallone per il Fontanelice, il colpo di testa, Simone Pechini che riesce a parare. Buonissima la giocata dell'attaccante, bellissima la risposta del portiere, il numero 8. Ancora in attacco il Fontanelice, il numero 11 scambia con il numero 8, bello l'1-2, parte il cross e la difesa, attenzione, l'autorete da parte del numero 3 del MSP. Veramente sfortunato la deviazione da parte del difensore di coach Brunetti, veramente il tocco in anticipo su
Pechini, poi lo scontro tra il numero 7 e il numero 2 dell'MSP, il pallone che finisce sul palo e il pallone che finisce in rete, 2-0 Fontanelli. Qui prova la percussione, moto perpetuo Zannoni che si dispera, ottima comunque la giocata, ma adesso è il momento del doppio cambio, fuori Bertan, dentro finalmente il nostro Samuel Afrije, che si mette in mezzo al campo. Però ancora il Fontanellice dentro l'area, al numero 10 parte il tiro, ribattuto la difesa, poi fa buona guardia Simone Pechini, rimessa laterale per l'MSP, il pallone dentro l'area, il tocco, il pallone che finisce per il tiro di Rotatori, accorcia le distanze il neocapitano dell'MSP dopo l'uscita di Bertan. Bellissimo il tiro di prima intenzione sul primo palo, ottima la rete, MSP che è ancora vivo. Ci prova la Fontanellice con un cross all'interno dell'area. Ribatte la difesa dell'MSP, poi buona la difesa del pallone. Qui scontro di gioco, l'arbitro non fischia, a parte il numero 16, l'assist per il numero 9 che cerca all'interno il numero 11, il pallone però che finisce sul fondo. Qua però mi sembrava falloso l'intervento dell'attacco del Fontanellice, però grazie a Dio nulla di fatto. Il lancio lungo per Bartolini, la sponda di testa non trovata, ma recupera subito il pallone il nostro numero 20, neo entrato, il pallone per moto perpetuo Zannoni, la rete di moto perpetuo, finalmente si sblocca anche lui con un diagonale vincente, l'MSP che recupera questa partita. Prova il portiere a parare, ma niente di fatto. Il pallone che si insacca, finalmente il pareggio da parte dell'MSP, 86esimo. Ancora il Fontanellice, il pallone all'indietro, Samuel cerca di mettere pressione. Il tiro da parte del numero 14, nulla di fatto. Rimessa laterale per l'MSP all'interno dell'area di rigore, ci prova ancora Zannoni, finisce per Inek, il tiro, attenzione! L'arbitro fischia fallo di mano e cartellino giallo per il numero 8 del Fontanellice. Arbitro che però fischia soltanto una punizione dal limite. Parte il tiro, la respinta della difesa, ancora Inek con il destro. Non trova la rete e dunque fischio finale da parte dell'arbitro che pone fine alle ostilità, 2-2 tra MSP e Fontanellice. Pareggio con reti per l'MSP. Un punto che comunque vada sposta la classifica. Signori, un'altra partita è andata. Guardate gli infortunatics, reduci dalla guerra, signori, dalla guerra. Oggi nel male bene. Oh no, nel male bene, poteva andare meglio, poteva andare peggio, perché purtroppo abbiamo pareggiato, per fortuna abbiamo pareggiato e per sfortuna non siamo riusciti a fare il terzo gol. Secondo tempo 2-0 per loro, meritato non meritato, 2-0 che però poi dopo siamo riusciti a mettere in piedi, perché siamo stati più bravi secondo tempo, abbiamo messo voglia, grinta e siamo riusciti a trovare due gol belli. Ci abbandona Marco, la prossima. L'ultima è la prossima. L'ultima è la prossima. Adesso deve andare via perché giustamente si deve trasferire. Deve andare a giocare nel Monza. Allora, o nel Monza o nella Play to Give deve andare a giocare. Sono due scelte molto difficili. Tu in quale andresti? Io non ho detto che non puoi mettere ZV con Paolo Mari. infatti sì. Lasciate un commento, fateci sapere come avete visto questo episodio dell'MSP, come avete visto questa gara. Niente signori, detto questo, ci vediamo al prossimo episodio. Forse sempre MSP. Let's go!